Il movimento resistenziale, inquadrabile storicamente nel più ampio fenomeno europeo della resistenza all'occupazione nazista, fu caratterizzato in Italia dall'impegno unitario di molteplici e talora opposti orientamenti politici: cattolici, comunisti, liberali, socialisti, azionisti, monarchici e anarchici. I partiti animatori della Resistenza, riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, avrebbero più tardi costituito insieme i primi governi del dopoguerra. La Resistenza costituisce il fenomeno storico nel quale vanno individuate le origini stesse della Repubblica Italiana. Allora, noi trovavamo con una lezione di catechismo, quindi non una lezione politica, che metteva le poche radici, perché la dottrina fascista radici non ne aveva, le tirava fuori e le metteva al sole. Quando ci siamo trovati i primi tempi a discutere con comunisti, socialisti, e per loro era anche una domanda di dire: ma cos'è la stazione cattolica? Avevate le armi pronte, no? Poi, dopo l'8 settembre, è stato diverso. Io che ero presidente dell'Azione Cattolica nella diocesi ed ero magistrato, per questa veste ero stato mandato a casa, ero sottotenente in Sicilia, ci fu il congedo per i magistrati, fui mandato a casa. E allora, interessandomi di Azione Cattolica, ero nel pieno dei contatti con la montagna e con i partigiani. Quindi ero magistrato con la toga sulle spalle, ma la sera c'erano riunioni, c'era chi veniva in tribunale e mi diceva qualche termine che io capissi, che voleva dire non andare a dormire a casa stasera perché c'è un setaccio fatto quando poi è nata la Repubblica di Salò, coi tedeschi che vanno a prelevare, no? Quindi c'è pericolo, aumenta, eccetera. Questa vita che ci ha inseriti anche proprio nella lavorazione, nella battaglia. Ma la battaglia del no al fascismo, dato che nella sua domanda c'è questo, la battaglia del no al fascismo è nata subito. Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo, tutti quanti gettammo l'arma e il nome. Cesare Pavese, La terra e la morte, 9 novembre 1945. Quando nei centinaia o migliaia di comizi che ognuno di noi ha fatto allora, che erano educativi, anzitutto per chi li faceva, perché erano in mezzo alla gente, erano sulle piazze della chiesa, nei paeselli, erano nella campagna dove si doveva andare dal mattino prestissimo perché avevano la semina, il raccolto, le cose, e allora ci dicevano: se viene a quell'ora lì noi ci siamo, ma appena dopo dobbiamo andare perché abbiamo il raccolto, perché abbiamo la semina. Questo contatto era un contatto che dava una capacità di dialogo e insegnava infinite cose. Si trovava nella gente che, anche senza avere cultura, certi, però avevano la capacità di intendere delle cose naturali, fondamentali. Come si fa a dire: tu non hai nessun diritto? Ma sono un essere umano, com'è che non ho nessun diritto? No, questi discorsi primari era interessante farli con gli interessati, insomma. Inoltre c'era un fatto che dava delle lezioni, perché uno faceva il contraddittorio e la gente sentiva il comunista, il democristiano, il socialista, il liberale, il democristiano. Poi magari terminato il dibattito, anche caldo, col pubblico che batteva le mani o poi fischiava, secondo, no? Magari si andava a bere un bicchiere di vino insieme. Però bisognava spiegare alla gente, perché la gente, io ho fatto il magistrato da giovane, e quando la persona che ha il suo avvocato viene in udienza dal magistrato e vede che il suo avvocato chiacchiera con l'avvocato dell'avversario, molte volte uno dice: ma signor giudice, ma il mio avvocato allora mi passa dietro le spalle, ma il tuo avvocato se non parla con l'altro?
come fa a sapere le ragioni, no? E noi dovevamo dire, perché uno diceva, ma questi hanno fatto battaglia e adesso bevono un bicchiere insieme, ma allora cos'è, una commedia? Ma il discorso che oggi si è perso totalmente, tu pensi diverso da me, sei un nemico da sterminare, che purtroppo è entrato oggi, siamo diventati incivili. Era un discorso di grande rispetto. Noi siamo persone libere perché io dico Domenedio mi ha fatti liberi. Tu non credi che c'è Domenedio, però tu credi una cosa che è uguale. Tu credi che la persona è persona se ha i diritti. Se non hai diritti non è niente, è una cosa qualsiasi. È un oggetto da buttare. Queste sono le conclusioni d'altra parte. Quindi su questo tema di diritti e dignità siamo assolutamente in posizioni pari di valutazione. Per la prima volta, nonostante tutto, in Italia tutte le forze politiche che partecipano all'Assemblea Costituente sono l'espressione di un sentimento collettivo e condiviso, quello della costruzione di uno Stato democratico che includa tutte le diverse posizioni politiche in forte contrapposizione alla dittatura appena terminata. Le differenze politiche e ideologiche dei padri costituenti, dunque, non vengono cancellate. E il dibattito è spesso acceso, ma per la prima volta nella storia dell'Italia unificata vince la necessità comune di assicurare l'uguaglianza e la libertà di tutti i cittadini in un quadro del tutto inedito, quello democratico e repubblicano.